Può questa ampolla tanto misteriosa farci capire se nevicherà, pioverà o se ci sarà una bella giornata? Scopriamolo insieme in questa prima puntata di Oggetti Pazzeschi su Amazon. Numero 1. Clessidra magnetica. Prima un po' di storia. La clessidra è un oggetto che veniva usato nell'antichità per misurare il tempo. Durante il viaggio di Magellano intorno al globo, su ogni nave della flotta venivano posizionate 18 clessidre e c'erano naturalmente dei marinai incaricati di girarle a tempo debito e una volta che la sabbia fosse scesa del tutto. Questo faceva sì che tutte le navi di Magellano sapessero esattamente che ore erano, sincronizzandosi fra di loro. In passato esistevano solo clessidre ad acqua, ma poi, per far durare di più il passaggio tra un bulbo e l'altro, crearono le clessidre a sabbia. Oggi questi oggetti tanto spettacolari sono usati solo come soprammobili, dato che ci sono migliaia di altri modi più efficaci per calcolare il tempo. Ma ora passiamo al nostro regalo. La clessidra magnetica che vedete nelle mie mani è costata soltanto 18 euro su Amazon. Trovate il link in descrizione se volete dargli un occhio. È una clessidra molto particolare, in quanto la sabbia che vedete al suo interno non è proprio sabbia, bensì sono filamenti minuscoli di ferro. In dotazione con la clessidra vi verrà dato anche questa base in legno che contiene al suo interno un magnete. E sapete benissimo cosa succede al ferro una volta che viene a contatto con un magnete, no? Si crea questo effetto spettacolare che io amo chiamare cristallizzazione. Ora invece voglio farvi vedere cosa succede se usassimo un magnete diverso, esterno alla clessidra, come questo. Spettacolare, vero? Starei ore e ore e ore e ore a contemplare questa clessidra, questa macchina antica per misurare il tempo. Il Doc quindi approva questo regalo e ve lo consiglia. Numero 2, quadro di sabbia. Ok, amici e amiche mie, preparatevi a sconvolgervi perché vi sto per mostrare l'oggetto rivelazione di quest'anno, il quadro di sabbia. Sono quadretti decorativi usati principalmente per la cromoterapia, una medicina alternativa che sfrutta i colori per curare alcune malattie, principalmente per curare lo stress o l'ansia. I quadri di sabbia sono costituiti da due lastre di vetro sovrapposte ad una certa distanza e in mezzo a loro si trovano tre tipi diversi di sabbia e dell'acqua colorata. Grazie all'aria e all'acqua contenuta in mezzo a queste due lastre, se capovolgeremo il quadro, la sabbia lentamente scenderà al suolo, sul fondo del quadro stesso, andando così a ricreare, a riformare ogni volta un disegno diverso. Se prenderete un quadro di sabbia color rosso o ocra, quello che si formerà sarà simile ad un deserto, a delle dune di sabbia. Se invece deciderete di comprarlo color azzurro, come ho fatto io, quello che vedrete formarsi saranno delle onde, l'oceano o delle montagne innevate. Su Amazon ne ho trovati due tipi diversi, uno un po' più grande e uno piccolino come questo, che ho comprato a soli 15 euro. Vi lascio come sempre il link in descrizione. Io lo trovo eccezionale e vi giuro che non smetterei mai e poi mai di osservarlo. Ci passerei le ore a girarlo e rigirarlo per vedere che cavolo di disegni si metterà a fare. Penso che sia stato uno dei migliori acquisti che io abbia mai fatto. Quindi, anche questa volta, il Doc approva! Numero 3. Stormglass. La Stormglass altro non è che un barometro antico,
un oggetto che usavano tanto tempo fa per predire il tempo meteorologico. Il liquido all'interno dell'ampolla è una miscela di diversi componenti. I più comuni sono acqua distillata, etanolo, nitrato di potassio, cloruro di ammonio e canfora. Tutti questi ingredienti mescolati insieme fanno sì che all'interno dell'ampolla si formino degli strani cristalli bianchi. E in teoria questi cristalli dovrebbero cambiare forma e dimensione a seconda del tempo che c'è fuori da casa nostra. Se il liquido all'interno della Stormglass sarà privo di cristalli e limpido, vorrà dire che fuori ci sarà una bella giornata. Se invece ci saranno dei cristalli di grandi dimensioni, probabilmente nevicherà a breve e così via. Ma sarà tutta vera questa storia o si tratta solo di una menzogna? Innanzitutto è bene sapere che anche i nostri moderni sistemi di meteorologia non hanno la certezza matematica di prevedere il tempo. La Stormglass poi è un oggetto antichissimo, risalente a più di un secolo fa. Quindi ragazzi, non vi aspettate grandi cose. Non vi aspettate di avere tra le mani una sfera di cristallo che vi prevede le cose. Piuttosto, se volete comprarla a 15 euro su Amazon, fatelo perché magari vi piace la sua storia. Mettendola da qualche parte in casa vostra e quando qualcuno verrà a trovarvi, potrete cogliere l'occasione di raccontargli il suo significato, come veniva usata in passato. Non compratela per prevedere realmente il tempo, perché sinceramente dopo 2 giorni che ce l'ho non ho ancora visto un cambiamento radicale nei cristalli. Non approvo questo oggetto. Mi aspettavo qualcosa di più, qualcosa di... Ma è anche vero che ad alcune persone potrebbe comunque piacere come ornamento. Quindi fateci un pensierino. Numero 4, clessidra inversa. Ok, ormai avrete capito che sono un amante delle clessidre e del tempo. Ma dopo la clessidra magnetica, ecco che vi sto per presentare un'altra clessidra fuori di testa. Guardate qui che cosa può fare. Ah, la scienza, che alle volte sembra tanto magica. I pallini rossi al suo interno andranno su anziché scendere al suolo. E che cos'è? Sta sfidando la forza della gravità o c'è il trucco? In pratica, la densità delle piccolissime sferette rosse che vedete e che sembrano quasi sangue è inferiore a quella del liquido in cui sono contenute e quindi tendono così a galleggiare, a salire verso l'alto piuttosto che scendere. L'effetto visivo però è incredibile, perché se non ci farete caso non noterete il liquido al suo interno e vi sembrerà che queste palline stiano semplicemente volando verso l'alto e non galleggiando. Ingannerete il vostro cervello facendoli credere che si tratti di vera magia. Ma la cosa figa di questa clessidra è il suo costo, solamente 10 euro su Amazon, il che la rende un regalo perfetto da fare a qualcuno che si vuole stupire. Il Doc approva questo regalo e ve lo consiglia. E per finire, numero 5, slime magnetico. Ok ragazzi, prima di mostrarvi il suo funzionamento mi tocca scaldarlo un po' con le mani. Intanto vi racconterò una storia. Io non dico mai bugie e con voi sono sempre sincero. Ecco perché vi sto dicendo che mi piacciono gli slime. È così e non me ne vergogno. Gli slime o gli squishy o i fidget spinner sono tutti oggetti antistress, proprio come quelli che vi ho mostrato oggi. Anche se sembrano inutili, hanno la loro funzione, la loro ragion d'esistere. Vivendo in questa società malata che fondamentalmente ci riempie di stress e di ansie, scaricare un po' la tensione attraverso questi oggetti per me è fondamentale. Detto questo, andiamo subito a vedere come funziona questo slime super magnetico. Avvicinando un magnete allo slime, questo reagirà e cercherà di avvicinarsi a lui, ovviamente perché lo slime stesso è composto da piccolissime parti di ferro, non è animato di vita propria, tranquilli. Grazie a questo potrete sbizzarrirvi in mille modi, anche se quello che preferisco io è creare l'effetto sabbie mobili. Guardate che succede se lascio il magnete sulla superficie dello slime. Al costo di 10 euro su Amazon potrete prendervi questa bellezza. Bellezza, oddio. Io al momento non approvo completamente perché mi aspettavo qualcosa di più. Però devo dire che devo ancora provarlo con un magnete più forte, dato che quello dato in dotazione
non è proprio il massimo della vita. Quindi se siete arrivati fin qui, complimenti! Ora sapete che regalo fare a vostra madre, alla vostra fidanzata o a qualche vostro amico. Oppure potrete fare come me e comprarvi questi oggetti solo per voi. Lasciate un commento con l'hashtag pazzesco se volete una seconda puntata e soprattutto fate vedere questo video a tutti i vostri amici e perché no anche ai vostri genitori. Magari gli parte lo sghiribizzo e vi comprano lo slime magnetico.